Beh, sì, un po' come hai detto tu, nel primo tempo abbiamo secondo me peccato un pochino di coraggio, perché poi nel secondo tempo, quando abbiamo provato a giocarla di più, a tenere un po' più la palla, abbiamo creato varie occasioni che potevano, come hai detto tu, riaprire la partita. Poi quando abbiamo fatto il 3-2 siamo stati secondo me molto molto ingenui nel subire il quarto, perché lì giocatori magari con un po' più di esperienza avrebbero fermato l'azione, avrebbero fatto fallo, e, diciamo così, e finiva così. Poi ci andavamo a giocare quello che restava sul 3-2, quindi era diverso, ovviamente. Abbiamo secondo me pagato sicuramente uno strapotere fisico da parte loro impressionante in tutte le zone del campo. Noi ovviamente, a parte due o tre persone che hanno un po' di centimetri e un po' di struttura in più, il resto siamo tutti abbastanza esili, piccolini. Ad oggi si è vista questa cosa con Esposito, il Ninja, che ha veramente spaccato tutto quello che poteva in quella zona, Galesio lo stesso, ma dico tutti alla fine, senza dire qualcosa in più o meno a qualcun altro. Loro hanno una struttura fisica imponente, forte, 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 quindi questa l'abbiamo subita. Lo sapevamo, l'abbiamo cercata ovviamente di limitare anche in settimana. Purtroppo poi la domenica cambiano le cose, ci siamo riusciti. La stessa cosa con Raffaele, magari Aiello, che si è trovato di fronte a un brutto cliente, ha fatto quello che poteva. Siamo ovviamente in una situazione di emergenza dove non abbiamo, in difesa soprattutto, non abbiamo difensori, non siamo veramente corti, 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 quindi bisogna fare necessità e virtù. Oggi spero che da parte loro ci sia da martedì già, anzi già da domani, una forte rabbia per quello che poi è il proseguo del campionato. È vero che volevi vincere, magari a fare 3 punti oggi in casa, sapevi anche che potevi perderli perché comunque giocavi contro una corazzata. Bisogna essere consapevoli che non è decisiva, non è stata decisiva come gara. Ce ne sono altre da giocare, quindi c'è tutto da vedere. A tal proposito, chiedevo prima al direttore sportivo, faccio la stessa domanda: in effetti la salvezza diretta passa dagli scontri diretti, si parte già domenica a Saviano. Ma assolutamente sì, come abbiamo visto anche ieri, gli incontri che ci sono stati, si va a Saviano, si va a Saviano su un campo difficile, su un campo di terra, quindi bisogna fare necessità e virtù, capire, diciamo, appunto quello che ci siamo sempre detti in queste settimane, capire quando si possono fare delle cose e quando non si possono fare. Domenica bisogna andare lì e cercare di fare tutto quello che è possibile per portare i 3 punti a casa, a prescindere dal come e dal quando. In effetti poi oggi al netto di tutto, diciamo più che imputare magari ecco, errori individuali, secondo me sottolineare più la forza insomma, loro oggettivamente e resettare insomma, e pensare subito alle prossime, forse è il modo migliore ecco, per ripartire. Assolutamente quello bisogna fare, l'ho detto adesso negli spogliatoi, è ovvio che c'è amarezza perché veniamo da 2 settimane con grande entusiasmo, quindi ci aspettavamo, comunque ci credevamo nel poter portare a casa dei risultati, dei punti oggi, però come hai detto tu, l'abbiamo analizzati, sapevamo, li conosciamo, giocatori veramente da primo posto, giocatori da una rosa che può competere per il primo posto, quindi è ovvio che non devi fare i punti contro di loro, però quando magari puoi riuscirci, perché poi col 3-2 magari potevi magari pensare di andarsi a prendere il punto, ci devi stare, con un pizzico di esperienza in più magari si poteva fare. È pur vero, come dicevi tu, la salvezza passa dagli scontri diretti, siamo là, veniamo dall'inizio, no? Dove eravamo veramente impelagati laggiù, ora adesso la salvezza diretta è molto molto vicina, cioè la vedi, e ora passa tutta quanta diciamo, dalle nostre mani, dai nostri piedi. È pur vero che però il calendario, diciamo così, non è che ci è favorevole, ce l'abbiamo tutti quanti fuori. Bisogna andare a Saviano, appunto, bisogna andare a Capri, bisogna andare comunque contro squadre che lottano con noi laggiù, fuori casa. Al contrario, poi ce l'abbiamo anche Albanova ancora in casa, squadre forti. Quindi dobbiamo, come hai detto tu, resettare velocemente, essere arrabbiati.
non delusi, o meglio delusi e arrabbiati, ma senza buttarci nella tristezza, perché poi quella tristezza poi ti porta magari ad avere paura, timore. Invece dobbiamo avere la forza, come abbiamo fatto a Sant'Antonio, come è stato fatto con la Maddalonese, di credere nei nostri mezzi. È ovvio che poi ti devi anche girare bene, perché poi anche adesso, oggi no, nonostante abbiamo perso 4-2, 3-4 occasioni nitide, per esempio un paio di Ambrogio che poteva metterla dentro, il tiro di Mario sul calcio d'angolo opposto poteva andare in porta, e diciamo che loro ovviamente appena tirano in porta riescono a fare gol, perché hanno delle qualità assurde, però è ovvio che devi fare di più, devi far meglio.